Buonasera amici telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata di 12 al litro, questa sera in compagnia di due ospiti, alla mia sinistra Giovanni Sgro, il titolare del punto vendita Naturium, Cibo e Natura di Rende, grazie Giovanni di essere qui con noi questa sera, alla mia destra Pietro Tarasi, presidente della Coldiretti di Cosenza, grazie dottor Tarasi di essere qui con noi anche questa sera. Bene, il tema di questa puntata l'abbiamo voluto titolare come agroalimentare, agricoltura al verde, proprio in virtù di quelli che sono anche stati i dati all'interno del bilancio regionale della Calabria 2014, ma avremo modo di parlarne tra pochissimo. Prima ancora, insieme a Giovanni Sgroggia, la scorsa settimana abbiamo assistito ad alcune iniziative all'interno del tuo punto vendita Cibo e Natura, un punto vendita Naturium presso la galleria commerciale Marconi Più a 4 miglia di Rende, vocato ai prodotti biologici. Ecco, che cosa state facendo all'interno del tuo punto vendita ogni venerdì? Tra l'altro è stato un appuntamento anche per questa sera rivolto anche agli appassionati del cibo e non solo biologico. Diciamo che il venerdì noi abbiamo, diciamo, costruito questa serata che di volta in volta ogni settimana si propone di presentare appunto i tanti prodotti che Naturium ha all'interno. Questa sera abbiamo lavorato sul seitan e sul tofu, dove abbiamo fatto vedere come si può preparare in modo semplice e gustoso questa alternativa, diciamo, il tofu ai formaggi e il seitan alla carne. I vegetariani vanno, diciamo, hanno la possibilità in questo modo di potersi alimentare in modo equilibrato e quindi noi diamo i suggerimenti grazie a, diciamo, agli esperti che di volta in volta ci suggeriscono come appunto aromatizzare, come preparare, come cucinare in modo semplice e facile anche per un consumatore che magari non è molto, molto preparato e quindi riescono così ad accrescere culturalmente anche il modo di vivere l'alimento e di vivere un'alimentazione anche equilibrata e sana. Ecco, a proposito di cibo, non solo cibo per vegetariani e vegani, ricordiamo anche la differenza ai nostri amici telespettatori, coloro i quali sono e si dicono vegani, diciamo, evitano i derivati del latte, anche oltre a quelli ovviamente della carne, latte, formaggio, miele, uova, mi pare, per quella che è la dieta vegana, contro invece soltanto i vegetariani che preferiscono frutta e verdura, al contrario soltanto della carne. Non solo questi prodotti all'interno del tuo punto vendita, ma anche cosmetica e latticini, quindi anche prodotti non solo per questo tipo di intolleranti. Sì, oggi diciamo il consumatore ha, con le intolleranze appunto, ha la necessità di poter trovare sugli scaffali anche prodotti senza lievito, i prodotti senza latte, i prodotti senza glutine, i prodotti senza zucchero e comunque oggi anche i prodotti senza olio di palma, che è un prodotto ahimè molto utilizzato ancora dall'industria alimentare. E quindi nel nostro punto vendita, diciamo, ci sono sì i prodotti per le intolleranze, ma anche prodotti sani, genuini, buoni, come la mozzarella di bufala, per esempio. Ecco, stiamo vedendo nel frattempo alcune immagini registrate lo scorso venerdì proprio all'interno di Naturium, ecco la parte relativa alla cosmetica, lo dicevamo, ma La anche... macrobiotica, ecco, quella è la Esatto. macrobiotica dove praticamente Spieghiamo un c'è. po' ai nostri amici cosa vuol Sì, dire. la macrobiotica è tutto un mondo di alimentarsi molto complesso. Ecco, noi faremo proprio, fra 2 settimane faremo proprio un appuntamento dedicato alla macrobiotica perché è una scienza, diciamo, che va, a seguire una tipologia di cottura particolare e degli alimenti particolari perché ne esclude tantissimi. Quindi dovremmo eventualmente fare questa prima manifestazione che sarà fra 2 settimane, fra 2 venerdì, per poterne sapere di più dagli esperti che ci consiglieranno appunto come seguire questa tipologia di alimentazione che
dà dei risultati fantastici in termini di intolleranze, perché escludendo tantissimo il glutine, il frumento e i cibi lavorati, naturalmente va a togliere tutte quelle una serie di allergie, di allergeni che ci sono all'interno di questi cibi e provocano spesso e volentieri anche le intolleranze. Quindi la macrobiotica, insieme alla dieta vegetariana, insieme alla dieta vegana, Costituisce insomma costituiscono anche. sì tutte quelle diete alternative alla dieta classica, senza nulla togliere alla dieta mediterranea, che io ritengo comunque una dieta validissima, anche perché noi abbiamo proprio la storia della dieta mediterranea, proprio qua in Calabria. Ricordiamo Nicotera, nasce lì proprio la scienza della dieta mediterranea, perché questo medico praticamente americano si trovava di passaggio, si è trovato per caso quasi a Nicotera Marina a sostarci, ed è finito in casa di un medico, dove in pratica questo medico, essendo lui un ricercatore, questo dottore americano, il medico, questo ricercatore gli chiede al medico com'era la situazione in paese, eccetera. Dal colloquio che fa con questo medico di base del paese, gli annuncia proprio che non c'era nessun tipo di malattia cardiovascolare a Nicotera, né tantomeno un problema di diabete. Quindi non esistevano queste due patologie legate naturalmente all'alimentazione, quindi malattie metaboliche. E da Da lì. qui è nata proprio l'esigenza di studiare questa popolazione, quindi hanno studiato per mesi le abitudini, naturalmente il tipo di cibo che loro consumavano, e le abitudini anche, e ne è scaturita fuori questa dieta mediterranea, che è costituita Questo prevalentemente disciplinare, diciamo. disciplinare dalla pasta scura, il pane scuro, quindi Ecco. pane, pasta col cruschello. E poi tanti altri sicuramente alimenti che costituiscono un po' quella che è la nostra piramide alimentare e soprattutto la dieta mediterranea, oggi patrimonio immateriale dell'umanità. Ma con Pietro Tarasi volevo affrontare anche l'argomento, abbiamo visto nel servizio girato a Naturium degli agrumi. Partiamo da ciò, Pietro, perché proprio di recente è stato approvato, credo ieri, un emendamento alla Camera per quanto riguarda la possibilità di aumentare al 20% la quantità di frutta all'interno dei succhi provenienti proprio dagli agrumi. Ecco, quella che è stata una battaglia proposta proprio da Coldiretti per dare linfa un po' anche all'economia, a partire da Rosarno. Ricordiamo un po' quelli che sono stati i fatti che hanno diciamo scaturito questo problema. Noi in effetti qualche anno fa, dopo i fatti di Rosarno, che sono stati veramente una macchia nell'agricoltura calabrese, mi dico nella società di questa regione, abbiamo individuato come uno dei problemi principali proprio quello della quantità di agrumi che venivano commercializzati nella piana. Soprattutto un agrume che era, diciamo, di una qualità non eccelsa per il consumo fresco, ma ottimo per l'industria, veniva pagato a dei prezzi veramente bassissimi. E allora abbiamo fatto questa grande campagna con manifestazione, coinvolgendo un po' tutta la piana e tutti i sindaci, le amministrazioni, i cittadini della piana: non lasciate solo Rosarno, questo era il nostro slogan. Ma poi si doveva in qualche modo concretizzare in una proposta più politicamente sostenibile, nello stesso tempo che ci sia qualche, come dire, conseguenza positiva sul consumo di arance. Allora abbiamo fatto una serie di richieste al Parlamento italiano, attraverso molti parlamentari calabresi e non, di aumentare la percentuale del succo d'arance dal 12 al 20%. Ecco, ricordiamo Pietro, scusami se ti interrompo, che il 12% costituisce un valore di soli 3 centesimi di euro Assolutamente per sì. quanto concerne proprio la Sì, quantità era una di. quantità veramente risibile nell'ambito della strutturazione del succo. E chiaramente abbiamo avuto a che fare con colossi internazionali, con multinazionali come la PepsiCo, la Coca-Cola e quant'altro. Siamo riusciti invece poi ad ottenere un provvedimento da parte del Ministero, che è stato rimesso in discussione ultimamente, tant'è che in Commissione Agricoltura c'è stato un po' di baiallamme. Addirittura la Confindustria aveva proposto un abbassamento al 5%, cioè non più al 12, ma addirittura al Paradossale. 5%.
Questo la dice lunga come certe organizzazioni di categoria tutelano poi il nostro paese, perché il Made in Italy si deve caratterizzare fortemente per le proprie produzioni e sicuramente l'agrumicoltura, e soprattutto nel meridione, rappresenta una delle eccellenze, ma anche delle quantità importanti. E non solo questo, ma c'è anche l'emergenza sociale che è legata a questo rapporto un po' particolare, un po' strano con l'immigrazione, che comunque è necessaria in quelle contrade. Però ecco, ci deve essere anche una soddisfazione reciproca fra il produttore e, in questo caso, il lavoratore migrante. Allora, in tutto questo noi abbiamo trovato la quadra, e la quadra si è trovata appunto aumentando al 20%. Adesso l'emendamento pare che sia passato. Oggi chi vuole produrre, vuole commercializzare succhi a base, succhi gassati però, a base di agrumi, deve aumentare al 20% la Ecco, quantità. Questo credo che sia un successo assolutamente sì. importante. Il problema dell'agroalimentare, lo abbiamo scritto nel nostro titolo, Cibo e Natura solo per passione, ma è provocatorio ovviamente, perché non si può buttare fango su coloro i quali si stanno spremendo, è proprio il caso di dirlo, proprio prendendo esempio dagli agrumi all'interno del settore agroalimentare, ma non riescono ad avere anche aiuti se non comunitari. È proprio l'ultima diciamo iniziativa della regione, cioè il bilancio 2014, a decretarlo, perché quasi l'1% soltanto del bilancio regionale è destinato alle risorse dell'agroalimentare, Pier. Non solo l'1% è destinato, che veramente è una cosa misera, tra l'altro molto di questo viene assorbito dagli enti collaterali, ARSA, AFOR, ormai Calabria Verde, comunque si chiamino, rappresentano sempre una parte importante, noi riteniamo comunque necessaria, però non può essere l'unica. Diciamocelo chiaramente, ormai il bilancio della Regione Calabria è tutto orientato verso altri settori e non il turismo, ahimè, e non l'agricoltura. Tutti quanti dicono che sono gli settori strategici, però di fatto non si investe né sull'uno né sull'altro, in agricoltura in particolar modo. Questo è mortificante, anzi, abbiamo visto che quelle poche risorse che rinvenivano anche dalla vecchia programmazione, che erano risorse liberate, in qualche modo sono state sottratte. Assistiamo anche a una dichiarazione di intenti sull'accesso al credito per quanto riguarda le aziende agricole, però di fatto non c'è un centesimo sopra queste misure. In più noi abbiamo chiesto addirittura, con un atto di grande serietà da parte delle organizzazioni di categoria, di eliminare una voce che è di 200.000 euro, poca cosa, che va alle organizzazioni di categoria, di eliminarla e darle agli agricoltori, cioè alle imprese, in questo caso per l'accesso al credito oppure per la cooperazione. Però su tutto questo c'è sempre grande disattenzione. Noi siamo preoccupati e nello stesso tempo un po' anche stanchi di chiedere sempre non tanto soldi, perché a volte chiediamo anche dei provvedimenti a costo zero, però questa disattenzione che c'è continuamente per un comparto di cui tutti parlano tra l'altro e di tutti quanti considerano strategico, fondamentale, Certo, inserita un pilastro. nei sette asset, diciamo che anche il Partito Democratico ultimamente Ah, un po' aveva. tutti, cioè io credo non ci, veramente è bipartisan, trasversale, tutti parlano di agricoltura, tutti parlano di cibo, il cibo è la vetrina incoming e la vetrina outgoing, cioè sia per chi entra e sia quando si esce. Quando si fanno le fiere si porta l'agroalimentare, quando si vuole promuovere un territorio si parla di agroalimentare, beh allora occorrerebbe che ci sia anche una politica di sostegno dell'agroalimentare che non sia demandata all'Europa. L'impressione è che praticamente tutto quello che fa l'Europa, c'è cioè una quantità di denaro importante che dà l'Europa, soprattutto sulle regioni dell'obiettivo convergenza, sia sufficiente per poter sostenere l'agricoltura. E siccome c'è questo, ci si lava le mani di tutto il resto. Invece non è così, perché occorre che ci sia anche quella sorta di aiuto ordinario, o quantomeno strategia, programmazione ordinaria, che permette all'agricoltura di fare un salto di qualità, che non può essere demandata assolutamente a quelle che sono le norme comunitarie, ma a Assolutamente. darci qualcosa in più. Ma l'agricoltura in Calabria è sicuramente l'unico settore che non dovrebbe temere la crisi, Giovanni, ma nel tuo punto vendita, ecco, possiamo dare una mano a questi produttori affinché anche il cibo biologico, i prodotti ad agricoltura biologica possano venire prontamente esposti nei tuoi scaffali acquistati dal produttore al consumatore.
Sì, noi diciamo, incontriamo settimanalmente moltissimi produttori agricoli e cerchiamo di coinvolgerli nel nostro progetto, naturalmente abbiamo dei riscontri molto positivi e la logistica purtroppo non ci aiuta in questo perché la Calabria è molto lunga, è molto difficoltoso trasportare le merci da una parte all'altra ed avere quella capacità anche di attrazione dal punto di vista proprio della quantità di merce lavorata. Quindi non facciamo grandissimi numeri, quindi per un agricoltore immagini che deve partire dalla Lamezia Terme con due cassettine di pomodori o due cassettine di peperoni, alla fine non può ricavarne neanche la minima parte di quello che spende in gasolio per poterlo Certo. portare. Quindi in questo Coldiretti sta facendo un grande lavoro di accentramento e di organizzazione e io devo ringraziarli pubblicamente perché con il progetto Campagna Amica stanno lavorando col chilometro zero affinché diciamo, questo gap di avvicinamento dal produttore alla vendita riesca ad ottimizzarsi anche nei costi, perché il costo poi alla fine è quello che la fa da padrona con il consumatore, in quanto alla fine guardano anche moltissimo il prezzo, oltre alla qualità. Certo. Presidente Tarasi, ci faccia un po' il bilancio anche degli anni con cui avete condotto, in cui avete condotto Campagna Amica. Quindi il 2013, all'interno anche del territorio della provincia di Cosenza, come è stato? Allora, il 2013 è stato positivo per molti versi, perché innanzitutto sta crescendo il progetto, e sta crescendo il progetto sempre di più nella consapevolezza del commercio. Sembra strana questa cosa, però Giovanni Sgrone è un esempio, ma ce n'è un altro a San Lucido, un corner nell'ambito di un supermercato, poi ci sono le nostre botteghe di Campagna Amica, i mercati di Campagna Amica che sono sempre di più. La grande soddisfazione nostra è quella di trovare, incontrare sempre di più un consumatore attento a un consumo appunto consapevole e nello stesso tempo che abbia questa sorta di vicinanza. Il problema poi è una questione di costi, che stiamo risolvendo anche creando una rete logistica molto capillare, questo chiaramente dipenderà molto dalla quantità di punti vendita che ci saranno su tutto il territorio, per risolvere appunto questo gap che c'è fra il costo del trasporto e la quantità di prodotto che viene in qualche modo commercializzata. Sicuramente è positivo perché noi ormai registriamo una vendita diretta che si aggira intorno al 20% del consumo di agroalimentare e questo è importante. È in crescita sicuramente, c'è sempre maggiore soddisfazione da parte dei produttori che sempre di più si avvicinano a questo approccio di vendita diretta, però nello stesso tempo sta cambiando anche l'atteggiamento della grande distribuzione che trova sempre di più valore in un prodotto tracciato, riconoscibile e fortemente identitario, tant'è che crescono molto sugli scaffali la presenza di prodotti che abbiano un marchio di origine. Mentre noi facevamo una grande battaglia per avere il marchio d'origine obbligatorio sull'etichetta, intanto la grande distribuzione e il grande commercio si rendevano conto che questo era un valore e hanno fatto da loro, hanno fatto quello che dovevano fare. Noi abbiamo poi creato anche qualche marchio, tipo la pasta tutta italiana, è commercializzata tramite Incoop, per esempio, e altri esempi di prodotti che vanno non solo a chilometro zero, perché il chilometro zero non è semplicemente una distanza, il chilometro zero è anche una filiera corta, cioè quando il consumatore e il produttore si avvicinano con poca intermediazione. Questo è già un chilometro zero. Non ha importanza poi di quanti chilometri si possano percorrere, ma Certo. importanza è la razionalizzazione del percorso perché quello diventa un valore per entrambi. Certo, tu hai parlato di pasta e noi abbiamo al telefono in collegamento un nostro ospite gradito, ringrazio di essere intervenuto, si tratta dello chef Andy Luotto. Buonasera Andy. Buonasera, quanto mi dispiace non essere lì con voi. Grazie di essere intervenuto qui sul nostro spazio dell'agroalimentare gastronomico della Calabria. Pasta, love e fantasia era una tua filosofia, vero, anni fa? Sì, qualche anno fa, una trasmissione che ho fatto con la signora Laurito, che mi è andata bene, ancora mandano le repliche, funziona, ma quello era più un gioco che altro. Trattasi sempre di grandi prodotti italiani, è andata bene, ha funzionato, adesso faremo altre cose. Ecco, com'è cambiata la cucina in TV, Andy? Io non ne posso più.
Sì. me lo richiedono moltissimo, però finché la cosa non è giusta, proprio perfetta, perché si tende a diseducare invece che educare. Se fai caso, inquadro di più la gente che guarda che il cuoco che cucina, gente che fanno gli applausi, come se fosse tutto un grande gioco. È un più grande e meraviglioso gioco del mondo, però va trattato con tantissimo rispetto. Certo, noi questa sera abbiamo qui in studio il titolare di un punto vendita in provincia di Cosenza, a Rende. Si tratta di Giovanni Sgro, che ha proposto questa sera all'interno del suo punto vendita una degustazione in padella, ecco, proprio per ritornare anche al tuo ultimo libro, Padella Story, sì, che tra un attimo ce ne parlerai, di due pietanze particolari, il tofu e il seitan. Ecco, Andy Luotto, come proporrebbe queste due pietanze a base proteica ma di provenienza vegetale? Sì, solo se fossi sinceramente costretto con la forza. Diciamo così, perché ragazzi, noi siamo italiani e devo fare una cosa che si chiama tofu. Senti come bella cima di rapa, come suona meglio, no? O i peperoni di Senise. Comunque, se si deve fare, uno lo fa. Facciamo questo tofu o il seitan, che lo vogliamo fare? Sì, facciamolo, vediamo un po', ecco, come lo vedresti, anche abbinato, perché no, a dei prodotti made in Italy, ma dell'agroalimentare calabrese, se te ne ricordi. Guarda, qualcuno. Il seitan si può benissimo fare a mo' di scaloppina, si affetta, si impana, farina, il burro si può usare, sì. Il burro, per coloro i quali sono vegani, credo di no. Però c'è allora, anche burro d'oliva, probabilmente a base di vegetale, insomma. Usiamo l'olio di sesamo. Un buon olio d'oliva, si dà una bella, si frigge da entrambi i lati e poi andiamo a sfumare con quello che vogliamo noi. Il limone, i vegani possono usare il limone, sì? Sì. Ah, perché chi lo sa, anche quelli sono strani, sai, mica sono come noi. Io sono vegano, è già difficile da dire vegano. Tu pensi uno che va a casa e dice mamma sono diventato vegano, dice figlio mio, che tutto l'ha dato tanto bene. Vabbè, è vegano, sì, facciamo a mo' di scaloppina, perché no? Come una bella verdurina vicino, che funziona, perché no? È meraviglioso. Speriamo che insomma loro possano essere soddisfatti, insomma, anche di come l'avete preparato qui a Rende. Sì. No, io la rende un posto bellissimo, quanto mi dispiace essere. Il tofu adesso uno scherza, però funziona benissimo a mo' di scaloppina. Io l'ho preparato così perché ho molti clienti vegani e sono costretto, come dicevo prima, a cucinare delle cose per loro. È molto divertente e poi è anche molto sano, che non basta. Sicuramente anche alle sue proprietà organolettiche e salutistiche, ma ricordiamo agli amici telespettatori, il tofu o tofu si ottiene cagliando il latte di soia, è disponibile in diverse preparazioni, molle, sì, bianco, affumicato, aromatizzato, eccetera. Io l'ho fatto un po' duro, fatto come una scamorza ai ferri. Sì, sì. Tagliata, funziona molto molto bene, condito con un buon olio d'oliva. Certo. Un po' di aceto balsamico, funziona in un'insalata ed è gradevolissimo ed è, ho scoperto una cosa, che piace a grandi e piccini. Certo. Stasera noi abbiamo fatto gli spiedini di tofu con cipolle borretane, dei peperoni, dei pomodorini e abbiamo soffritto tutto quanto in olio di sesamo e olio d'oliva extravergine insieme. E poi abbiamo spugnato un po' con un po' di vino. Certo. Sì, il tofu essendo abbastanza neutro si presta ad assorbire qualunque sapore. Naturalmente se questo sapore è mediterraneo... Ha più sapore. Certo, infatti si preferisce mai da solo, no? Solitamente, ma è sempre abbinato. Da solo è quasi una cosa inutile. Esatto. Poi abbiamo...
Andy, scusami, abbiamo il seitan invece che è un sostituto vegetale della carne, ecco perché insomma si può cucinare come le scaloppine, ottenuto sì. Estraendo dai cereali solo la parte proteica, e quindi qui per questo è ricchissimo di proteine. Ma saltiamo un po' fuori dagli schemi vegani. Andy, scusami, non ti interrompo più. Sappiate che il seitan si può fare anche in casa, molto facilmente, Ah, quindi con una preparazione casalinga, quindi semplicissima, se poi avete un'ottima farina, viene un ottimo seitan. Certo, sì. Proveremo insieme a Giovanni Sgro a prepararlo da noi. E dicevo, Andy, saltiamo un po' anche a parlare per ultimo del tuo nuovo libro, Padella Story. Leggevo in una tua intervista che l'ultima cosa che vorresti fare a livello gastronomico è quello di cucinare in alta montagna. Sì, cucinare in alta montagna. Se sto vicino al mare, guardate signori, che i montanari sono, loro hanno una mentalità bloccata, perché le montagne bloccano la visuale, non vedono l'orizzonte, sono bloccati, è come se fosse, tutte le speranze fossero bloccate. Chi sta vicino al mare? Quello, la fantasia vola, via, la vita continua per sempre, il mare ci vuole. Qui in Calabria abbiamo un po' entrambe le cose, no? Mare e montagna vicinissimi. Sì, quello è il bello, perché uno che sta in Sila qui sa benissimo che può scendere giù e mangiarsi un riccio di mare, no? Uno che sta nelle Alpi, di dove scende? Dove va? C'è pericolo di valanga, è già pericoloso vivere lì, non si può fare. Qui abbiamo il presidente della Coldiretti di Cosenza. Pietro, vuoi fare una domanda al nostro amico Andy? Sì, no, io spero di non avere la mentalità bloccata perché abito in Sila, però da noi si vede il mare, quindi voglio dire, alla fine forse cucinare in Sila non è male. Poi voglio dire, non so se le conosci, ma ci sono le patate della Sila che sono ottime da cucinare. Sono tra le migliori. Io sono un appassionato della Sila, spesso vengo a cucinare lì. Non posso fare il nome del ristorante, però... Capiamo. Vuol dire che la prossima volta ti ospiterò io. Grazie. Perché c'è una varietà di prodotti, ma anche i prodotti montanari calabri sono straordinariamente superiori a quelli che vivono nel Trentino Alto Adige, quelli posti lì. Cioè, tu, io ho visto dei funghi bianchi che crescono invernali lì, ma delle cose strepitose, delle verdure e poi il resto dell'Italia, del mondo, non sa che si produce dell'ottima mozzarella in Calabria e su in montagna, ma una mozzarella che ha nulla, proprio nulla da invidiare a quella campana. Certo, Andy. Noi ti aspettiamo a spadellare qui qualche tua pietanza, qualche tuo preparato anche insieme ai nostri amici calabresi, quindi speriamo insomma di averti presto all'interno di qualche evento, all'interno di qualche ristorante ospite. Guarda, chiamatemi, perché per me qualunque scusa per venire in Calabria è buona. Dici, guarda, c'è una gara di chi si allaccia le scarpe e vengo. Ricordiamo ancora Padella Story, lo troviamo in libreria già, Andy? Sì, c'è in libreria, già sta, funziona, piace molto. Sto in giro per l'Italia a fare le presentazioni, perché non è solo un libro di cucina, sono 20 storie di vita vissuta dentro e attorno il mondo della cucina, con 20 menù. Scritto in collaborazione con mio fratello. Insomma, è una cosa molto divertente, ci si diverte, c'è una bellissima prefazione fatta da Simone Izzo e Ricky Tognazzi, perché cucinavo con Ugo Tognazzi. Sarebbe piaciuto molto a Ugo Tognazzi, leggevo nella prefazione infatti. Salutiamo Andy Luotto, grazie di essere intervenuto, ci risentiremo telefonicamente nelle prossime puntate. Andy, ridisturberemo ancora. Ci tengo moltissimo, invitatemi giù che vengo a piedi. Grazie a Andy Luotto ancora e buona serata con il suo Padella Story. Grazie ancora Andy, buonasera. Arrivederci. Bene, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Grazie ancora ai nostri ospiti. Volete fare una battuta finale? Un saluto ai nostri amici. Per Giovanni Sgro, ovviamente un invito a visitare Naturium. Sì, visitare Naturium è quando i consumatori vanno nei supermercati, comprano, leggere bene le etichette. Le etichette sono importanti, c'è scritto già quasi tutto, e istruirsi e conoscere bene quello che si mette dentro. Grazie Giovanni Sgro. Pietro, un ultimo saluto. Sottoscrivo quello che dice Giovanni, siamo sulla stessa linea d'onda, leggete le etichette.
Ci rivediamo venerdì prossimo, sempre qui su RT, 12 al litro vi saluta. Dedicheremo una puntata nuovamente all'agroalimentare e all'etichettatura, perché noi insieme a Coldiretti Cosenza e Coldiretti Calabria salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti. A venerdì prossimo, ciao!